Sono ancora sgomento appunto dalla notizia ricevuta poche ore fa della scomparsa del collega e amico Vincenzo, un amministratore di comprovata qualità e capacità, ma soprattutto una persona di una grande umanità. Abbiamo condiviso con lui tante esperienze, sia nella gestione dei nostri rispettivi comuni, ma anche e soprattutto nell'ambito dell'Unione dei Comuni Nord-Est Torino, che lui aveva contribuito proprio a creare. Lui era stato il primo presidente, io gli sono succeduto subito dopo, per cui ho preso le redini, no, dell'ente dalle sue mani, cercando di imparare il più possibile da lui. Siamo visti ancora un paio di giorni fa, ha usato la delicatezza e la gentilezza di essere presente al funerale di mio padre e ci eravamo dati appuntamento i prossimi giorni, appuntamento che purtroppo non riusciremo a mantenere. Esprimo veramente cordoglio e condoglianze ai suoi familiari, amici e a tutta la comunità di Borgaro Torinese.